un omaggio al maestro Raffaele De Maio. 15 pannelli, con una selezione di opere realizzate dallo scenografo, sono stati sistemati a Via Roma, a Torre del Greco. Un tributo all'artista scomparso il 19 dicembre 2023, voluto dall'amministrazione comunale e dalla direzione artistica della Festa dei Quattro Altari. Presente alla cerimonia di inaugurazione ieri pomeriggio, il sindaco Luigi Mennilla, il direttore artistico Gigi Di Luca e i familiari del maestro De Maio. È un omaggio importante che insieme all'amministrazione e al sindaco Mennilla abbiamo pensato di fare a uno degli artisti storici, realizzatore di altari, ma anche come dire, colui che l'ha promossa per tanti anni la festa. Però una mostra all'aria aperta, nei pannelli espositivi a Via Roma, affinché tutti possano apprendere l'arte di Raffaele De Maio, ma soprattutto avvicinarsi alla festa. Siamo a una settimana dall'inizio e questi pannelli, che non sono quindi rivolti solo a un pubblico di competenti, affezionati dell'arte, ma creeranno suggestioni per coloro che passeranno, hanno l'obiettivo di riparlare, di far riparlare della festa. Il secondo appuntamento dedicato a De Maio, il primo l'abbiamo già fatto ai Molini Marzoli nell'incontro con le scuole. Quindi come la festa si muove su un solco della tradizione, del recupero, dell'identità, e anche Raffaele De Maio era un artista importante della città e rappresentava l'identità per tanti anni della festa. Io credo che sia un atto dovuto. Chi come me ha avuto la fortuna di conoscere Raffaele De Maio, un artista, uno di noi, una persona di Torre del Greco che amava Torre del Greco, credo che sia il minimo che Torre del Greco possa fare per lui. Come potrete vedere dai questi cartelloni che saranno messi e che raccontano non solo la storia della festa dei Quattro Altari, ma raccontano anche la bravura di un artista che purtroppo, ahimè, è scomparso e ci ha lasciato. Ma sono sicuro che da lì sopra sarà contento non solo vedere questo omaggio a lui e alla sua famiglia, ma anche per tutti i torresi.